2, 1, live. Ciao a tutti, bentornati in diretta sul canale della Trafola Academy. Come quasi ogni un po' di abbiamo saltato qualcuno, siamo qui in compagnia di Sergio Musti, che è il nostro micologo di fiducia. Ciao Sergio. Ciao Davide, buonasera a tutti. Buonasera, prima di partire, come sempre, i ringraziamenti di rito. Ringrazio tutti i Patreon di Truffle Academy, Fu Truffle for Dummies, che tramite la piattaforma patreon.com hanno deciso di sostenere il progetto. Volevo fare anche un ringraziamento particolare. Vedo che qualcuno è anche già qui in chat con noi, numerosissime, che sono state in compagnia mia e di Luigi Di Bacco. Lui, lo scorso weekend abbiamo fatto uno stage con la Dertona Truffle Academy e vi ringrazio per essere stati con noi. Chi volesse sostenere il canale ma non vuole utilizzare la piattaforma Patreon può cliccare sul disegnino del dollarino che c'è sotto la stringa dove lasciate i commenti e i saluti in chat. Lì potrete mandare o degli adesivi o dei commenti in evidenza che andranno a sostegno del canale. Ho ringraziato i partecipanti allo stage di settimana scorsa, che tra l'altro è andato sold out, tutto esaurito, quindi abbiamo deciso di ripeterlo il 14 e il 15 maggio per chi non è riuscito ad iscriversi. C'è ancora qualche posto disponibile, quindi se siete interessati fatemelo sapere. Lo stage del weekend scorso e quello del 14-15 maggio, poi saranno propedeutici per partecipare allo stage di giugno, sempre sul estivo, dove lavoreremo anche sulla transizione naturale e quindi faremo anche proprio delle uscite sul tartufo naturale durante lo stage. Se siete interessati, le date sono 14-15 maggio e 11-12 giugno, contattatemi e riceverete informazioni. Allora, come sempre, vi ricordo che già durante la live potete lasciare un like al video cliccando sul pollicione in su. Questo aiuterà a far circolare maggiormente i contenuti del canale. E se non l'avete ancora, iscrivervi al canale così da ricevere le notifiche e non perdere altri video miei insieme a Luigi Di Bacco, Sergio Mustica, Dario Capogrosso, tutti i partecipanti dell'Academy. Allora, prima di iniziare, ultima carrellata veloce con i saluti di chi è già qui con noi. Gianluca Maioli, ciao Francesco Cicarè, Francesco Dolfi, Marco Di Gennaro, Stefano Guarin, Gabriele Baderna, Andrea Dal Corso, Dario Caricola, Nicola De Paolis, Simone Battisti, Diego Vittorio Vecchia, Andrea Peccolo e Laura, ciao a tutti. Oggi continuiamo con gli appuntamenti botanico. Roberto Pitarello, ciao, anche lui era con noi lo scorso weekend. Continuiamo con gli appuntamenti micologici e micologici botanici. E abbiamo già fatto una puntata insieme a Sergio proprio specifica sul genere Quercus. Oggi invece andremo a prendere in generale a parlare delle gimnosperme e quindi in sé delle gimnosperme, quindi imparare a riconoscerle e in particolare ovviamente con le simbiosi che hanno e le relazioni che hanno con il tartufo. Gimnosperme, letteralmente piante a seme nudo, ho studiato prima di che si differenziano dal gruppo invece delle angiosperme, che non sono piante a seme nudo, ma non vorrei proseguire così rubando la scena a Sergio. Volevo solo far vedere che mi impegno anch'io. Dai, Sergio, ciao, grazie che siamo qua insieme. Allora, Volevo iniziare a buonasera a introdurre tutti. l'argomento, poi ha fatto come sempre delle slide bellissime che metteremo poi per seguire l'argomento. Allora, buonasera a tutti, grazie che ci seguite. Sì, allora, come anticipato Davide, l'argomento della serata sono le conifere o gimnosperme, che come anticipato Davide, l'etimologia della parola deriva dal greco e significa piante con il seme esterno. E la ragione per cui si chiamano così è proprio, insomma, che non c'è una vera e propria infiorescenza.
il ciclo evolutivo, insomma, del frutto avviene attraverso degli strobili che sono appunto le pigne, detta proprio in maniera semplice. Tra l'altro ci sta anche D'ora in un... avanti useremo il termine pigna. Ok, esatto, Anche se svil... mi sembra più Svilente, comodo. però Tra così. l'altro ci sta un fungo, piccola curiosità micologica, di funghi epicei, un genere di funghi che si chiama Strobilurus, proprio perché sono dei funghi saprotrofi, ossia che scompongono la lettiera del bosco, che fanno sulle pigne, quindi le pigne marcendo danno origine a questi funghi, Come genere si chiamano? Strobilurus. Strobilurus, ce ne sono C'è quello varie... viola, tipo? Come si chiama? Purple? No, No. quello viola, adesso con i nomi anglo sembrano Magic Truffle, quelli bisogna andare ad Amsterdam per trovarli. No, quello viola No, perché è... oggi ci sta la c'era lepista Daria, nuda, il mia figlia, cortinarius che ha... Ma violaceus. forse è violaceus. Vai, vai, vai. No, che mi stava facendo vedere, io sono abbonato a una rivista di funghi e mi faceva vedere tutti i funghi chiedendomi quali fossero. Io dovevo miseramente leggere e mi sembra che mi ci sono imbattuto oggi. Vabbè, poi lo vediamo eventualmente. Adesso sono funghettini piccoli, Strobilurus. Poi quando si entra in quei funghettini piccoletti non è che sia un terreno tanto agevole, eh? Ce ne sono tanti i funghi, a differenza magari dei tartufi che ci interessano. Comunque, tornando sulla tematica della serata, allora, perché dobbiamo riconoscere o comunque sia conoscere un minimo le conifere? Perché di base sono delle ottime piante simbionti con alcuni tartufi a peridio nero e verrucoso, e tra l'altro con i tartufi a peridio nero e verrucoso che di solito andiamo a cercare in maniera più intensiva, che sono il tartufo nero pregiato di Norcia e il tartufo nero estivo. Diciamo che quelli che prediligono più di tutti le conifere sono questi due tartufi. Quindi andare a conoscerli, andare a conoscere queste piante, quindi le piante con cui stringe la simbiosi il tartufo, è importante, come abbiamo detto anche nelle scorse dirette, per avvicinarci all'incontro, soprattutto se siamo dei novizi, se siamo delle persone che hanno iniziato da poco, che non conoscono tanti posti e che quindi vogliono un pochettino estendere, diciamo, l'agenda dei posti tartuficeni, andare a conoscere le piante è di sicuro uno di quei modi con cui si riesce ad accelerare questo percorso che purtroppo non è brevissimo, ma che quando è sudato ed è studiato, di sicuro dà più soddisfazione che se uno le sapesse tutte fin da subito. Le cose sudate, guadagnate, studiate hanno sempre un valore più alto. C'è qualche problema, Davide? No, sì, volevo chiedere a chi ci sta seguendo, perché io ho avuto prima un problema di rete che mi è andato giù tutto, ci siamo salvati in corner. Adesso vedo ogni tanto Sergio un po' a scatti. Volevo sapere se è un problema mio, se voi lo vedete bene, andiamo avanti così perché io riesco a capirlo. Se invece anche voi ogni tanto lo vedete un po' a scatti, scrivetemi proprio qualche magia per sistemare la cosa. Niente, tanto andiamo avanti, Sergio, che tanto almeno io riesco a seguirti bene, immagino anche loro. Ok, perfetto. Quindi il discorso è sempre lo stesso, conoscere le piante perché il tartufo è un fungo ipogeo simbionte che stringe dei legami simbiotici con le piante. Possiamo iniziare a proiettare le slide per fare un piccolo ripasso anche dal punto di vista, insomma, del Yes, micologico. Perfetto. Ok, questa slide già l'abbiamo proiettata un'altra volta, però mi piace particolarmente perché parte dal macroscopico. Questa è una sezione idealizzata di una tartufaia, di un tartufo a peridio nero e verrucoso. Tra l'altro è ben fatta perché si vede anche l'inibizione della vegetazione erbacea nelle immediate vicinanze dell'apparato radicale della pianta. E praticamente mostra quali sono le parti della pianta interessate dal legame simbiotico della micorrizza. Quindi
che sono appunto gli apparati radicali periferici. Un piccolo ripasso, allora, su questa slide vediamo una pianta che non è propriamente una gimnosperma, ma è un angiosperma, anche perché ha perso le foglie, quindi a meno che non sia un larice, ma l'habitus non è di sicuro quello di un larice. E vediamo insomma che, in che maniera, in che misura si manifesta la simbiosi. In quella foto vediamo proprio gli apparati radicali che sono investiti dalla micorrizza, la forma che prendono, e quindi questo andamento quasi clavato, che è quello che poi si vede anche dal punto di vista macroscopico negli apparati radicali delle piante quando la micorrizza è stretta e la tartufaglia è in produzione. E poi vediamo una sezione, diciamo una microscopia di un apparato radicale esterno sezionato, in cui vediamo proprio dal punto di vista fisiologico come si esprime la micorrizza, ossia una microclena fatta di cellule fungine che ricopre gli apparati radicali, e le cellule fungine che entrano all'interno dei primi strati dell'apparato radicale, quindi il rizoderma, e vediamo fino a che punto il fungo si stringe all'interno della radice. Ecco, questo qui è tutto quello che, diciamo, va a contribuire ed è propedeutico affinché il tartufo si generi e fruttifichi. Allora, cominciamo con le gimnosperme. Allora, trasmettiamo una tabella riepilogativa che mostra tutte le piante più comuni del genere delle aghifoglie, quindi delle gimnosperme, che stringono dei legami simbiontici di tipo micorrizzico con le principali specie commercializzabili del genere tuber, che poi sono quelle che andiamo a cercare in maniera più, diciamo, agonistica e a cui tutti andiamo, insomma, a cui tutti andiamo di ritrovarli, ecco. Allora, come avevamo già anticipato prima, gimnosperme deriva dal greco gimnospermos, che appunto significa dal seme nudo, perché queste piante non hanno i veri e propri dei fiori e di semi che si sviluppano all'interno di una struttura, ma hanno una pigna. E come abbiamo detto, gli alberi che fanno parte delle gimnosperme sono indicati come aghifoglie o conifere. Tra l'altro sono delle piante resinose, perché il legno presenta dei canali resiniferi. Sfido io chi non è entrato dentro una pineta o dentro un bosco di cipressi o in un bosco di larici e non ha visto sui tronchi e le piante la presenza di resina, anche copiosa, perché soprattutto tutti sappiamo che quando magari c'è un'escoriazione della corteccia, comunque la resina svolge anche un ruolo protettivo per quanto riguarda il tronco. Allora, di questo elenco di piante, quelle che vedremo nelle slide seguenti non sono tutte, perché ho selezionato, a mio avviso, le tre che necessitano di un approfondimento maggiore da chi si avvicina al mondo dei tartufi e vuole iniziare a riconoscere un po' di più le piante, e sono tre piante del genere Pinus che nell'Italia centro-settentrionale tendono a stringere maggiormente dei legami simbiontici con i tartufi che cerchiamo di più. Ricordo, per chi magari ci ha iniziato a seguire questa sera o ci ha seguito nelle dirette in cui non parlavamo di piante simbionti, che queste tabelle che presento, che tra l'altro sono tratte da un'opera di Bruno Granetti, sono le piante simbionti potenzialmente. Che cosa significa? Che non tutte le piante presenti in questo elenco poi in natura vanno di fatto a stringere un legame simbiontico
con il tartufo che vediamo contrassegnato. Allora uno potrebbe dire: per quale motivo me le riporti in questo elenco? Cioè, chi ha mai trovato un tuber magnatum, un tartufo bianco con un cetro dell'Himalaya, dico per dire. Però è importante dal punto di vista scientifico divulgativo, perché fa capire un concetto molto importante, che è quello di simbiosi. Allora, queste sono micorrize potenziali, vuol dire che in un ambiente propenso sia all'organismo vegetale sia all'organismo fungino, che è il tartufo, quindi in un ambiente propenso i due esseri viventi stringono una simbiosi. In questo caso è una simbiosi creata in laboratorio, in vitro, quindi si prende la pianta, si micorrizza e si vede che poi il fungo ipoceo stringe un legame di tipo simbiontico con l'apparato radicali, ma all'interno di un vivaio. In natura è molto diverso, perché quella pianta superiore può non prediligere l'habitat di nascita e di crescita del tartufo, con cui in potenza essa è in grado di stringere un legame simbiontico. Quindi questa cosa è molto importante e interessante dal punto di vista scientifico, perché ci fa capire che quello che di base potrebbe accadere in un laboratorio o in un vivaio, poi non si va sempre a concretizzare in natura. Allora, andiamo avanti. Io questa sera intendo parlare di, come anticipato, di tre piante del genere Pinus, che sono il pino di Aleppo, il pino nero e il pino domestico. Allora, perché ho scelto queste tre piante? Perché appunto, come abbiamo già detto, sono quelle che stringono legami con i tartufi che in natura, legami con i tartufi che andiamo a cercare in maniera più intensiva nei boschi, nei periodi di raccolta. Allora, ci sei, Davide? Sì, ci sono, non mi vedi sì, più? Sì, ti vedo, solo non ti sentivo e... Sto il più immobile possibile, perché mi ha detto che vado a scatti, quindi cerco di rovinarti la scena. Ok, perfetto. Però ci sono. Se scompaio, sai che puoi andare avanti tranquillamente. Ok, perfetto. Allora, partiamo con il pino d'Aleppo. Allora, il pino d'Aleppo, ricordiamo che anche le piante, come i funghi, sono soggette in botanica a nomenclatura binomiale, quindi solitamente sono due nomi latini quelli che compongono la specie. E nelle ultime pubblicazioni scientifiche di botanica, di zoologia, inizia a prendere piede anche l'inglese, perché oggi come oggi il nostro latino è l'inglese, quindi io sono perfettamente d'accordo che i nuovi nomi scientifici siano riportati anche in inglese, però dato che la micologia, la botanica sono scienze molto datate e che si studiano da tanto tempo, si continua ad avere a tenere questa nomenclatura binomiale, e anche in onore di chi dei primi botanici e scienziati che hanno studiato e che appunto gli hanno dato il nome. Il pino d'Aleppo si chiama Pinus aleppensis ed è una gimnosperma che è diffusa in tutto l'areale mediterraneo, predilige l'areale mediterraneo settentrionale, quindi il sud della Spagna e della Francia, quindi parliamo della Catalogna, del Savoia, le zone di Nizza e quant'altro, ed è diffuso anche in più o meno tutto quanto l'areale italiano a livello più o meno costiero, perché comunque sia è una pianta che ha bisogno di un clima abbastanza mite, che è quello che poi si va ad incontrare nelle adiacenze nel mare, quindi in posizione limitrofa al mare. Allora, questo pino è un pino che si presenta abbastanza comunemente nelle nostre zone costiere,
abbastanza simile al pino marittimo. E la cosa che lo distingue più di tutti, a parte per un occhio attento, la pigna, quindi gli strobili sono abbastanza inconfondibili. Però la cosa che ha un occhio un pochettino più inesperto e un po' meno attento salta subito all'occhio è la differenza cromatica che intercorre tra gli aghi più giovani rispetto agli aghi già formati nelle stagioni precedenti. Ho riportato una foto nella slide che rende proprio l'idea. Gli aghi nuovi, quindi quelli che sono relativi alla stagione in corso, tendono a creare dei ciuffi molto più fitti e di un colore molto più chiaro, molto più tenue rispetto a quelli degli aghi già creati nelle stagioni precedenti. Perché è importante conoscere e riconoscere il pino d'Aleppo quando si va in giro per boschi e per radure dei boschi? Perché è una pianta che stringe molto spesso delle simbiosi con il tartufo nero preciato di Norcia. Tra l'altro, in tanti vivai propongono come pianta micorrizzata il tartufo nero preciato di Norcia, quindi ricordiamo, per chi non ci ha seguito, il tartufo nero preciato di Norcia si chiama Tuber melanosporum, viene offerto da tanti vivai come pianta micorrizzata proprio perché, soprattutto in Italia centrale, in Umbria, la storia ci insegna che a livello di vivai di tartuficoltura dà dei risultati abbastanza interessanti, anche se, cioè, poi essendo una gimnosperma rispetto all'angiosperme e soprattutto tra le angiosperme rispetto alle piante del genere Quercus, ha una crescita molto più rapida. E insieme alla crescita del tronco e della chioma dobbiamo immaginare che cresce di pari passo anche l'apparato radicale, e quindi questa crescita comporta anche in alcuni casi, ma non sempre, un ingresso in produzione un pochettino più veloce. Alcuni studi sulla tartuficoltura stanno portando dei risultati che comunque sia, soprattutto nelle zone dell'Italia centrale, quindi Marche, Umbria, Abruzzo, le piante più indicate sono quelle del genere Quercus e sono anche quelle che tendono a mantenere più a lungo la micorrizzazione delle radici rispetto a altre piante come carpini e pini. Però ecco, adesso poi ci addentriamo in un altro dominio che magari possiamo approfondire in un'altra diretta. E quindi ecco il pino d'Aleppo, tornando e chiudendo il discorso, andando a fare un piccolo riassunto, è una pianta che fa nell'areale mediterraneo, a cui piacciono le zone marittime, comunque sia nelle zone temperate. Adesso noi in Italia abbiamo un clima mediterraneo, quindi è facile riscontrarlo anche nell'entroterra, però ecco, non è una pianta che predilige climi continentali. Il modo con cui si riesce a riconoscere più velocemente un occhio inesperto dalle altre piante del genere Pinus è proprio il discorso dei getti giovani, che sono molto più chiari rispetto a quelli delle stagioni precedenti, e è importante conoscerlo perché stringe delle micorrize interessanti, soprattutto con Tuber estivum e Tuber melanosporum. Non so, Davide, vogliamo gestire qualche domanda oppure ne parliamo, facciamo tutte le piante e poi vediamo se c'è qualche domanda o qualche... Allora, attualmente sono tutti in religiosissimo okay. Silenzio ad ascoltare. Benissimo. La tua lezione. In realtà si è aperto un dibattito onirico rispetto a chi si sogna i tartufi, se chi li trova e poi non riesce più a dormire perché vuole uscire, chi non li trova e se li sogna di notte, chi c'ha il cane di vabbè, mesi e sogna di trovarli in un futuro. Però sì, si è aperto tutto un dibattito rispetto al tartufo e alla sua potenza onirica, che io confermo assolutamente. Io ne ho fatte di sognate in cui sognavo di tirar fuori. Ricordo uno dei più belli che ho fatto era che il cane iniziava a raspare
Non era neanche un bianco, era un nero, un estivo, un uncinato. Però io continuavo a togliere terra e il tartufo praticamente non finiva mai. Diventava sempre più grosso sto patatone. Niente, no vabbè. Io se devo essere sincero no, poi ci sono domande. Vi ricordo comunque che se volete fare delle domande... Cosa Sergio? No, dicevo se devo essere sincero, io quando devo uscire o a tartufi o a funghi la sera prima... tendo a non prendere sonno perché tanto il pensiero delle zone che devo battere, di dove devo andare, passo qui, passo lì per ottimizzare, che faccio fatica a prendere sonno. Però sì, l'ho sognato anch'io tante volte, però più con i funghi. Una volta ho sognato che il cane scavava e trovava i porcini sottoterra, per dire come... comunque vabbè, adesso per estendere un po' la fase, il discorso onirico. Comunque, torniamo ad argomenti un po' più didattici e utili. Allora, sul pino d'Aleppo abbiamo detto più o meno tutto. Oh, adesso parliamo del pino domestico. Allora, il pino domestico, da non confondere con il pino marittimo, è una pianta molto diffusa nel nostro territorio. Tra l'altro è una pianta molto molto apprezzata dal punto di vista estetico e per la rapidità con cui tende a crescere e il tronco tende ad ingrandirsi, è anche spesso stata utilizzata all'interno dei centri urbani come alberi ornamentali, proprio per un fatto che crescendo molto in fretta e avendo una chioma che tende ad allargarsi solo dopo che ha raggiunto una certa altezza, quindi tende a creare una particolare ombra. Per dire, a Roma è molto diffusa in tanti viali e ci sono dei pini domestici molto molto alti e molto molto vecchi e belli che ahimè spesso a causa delle mancate manutenzioni oppure dei lavori che vengono fatti per strada che tagliano le radici, spesso sono anche oggetto di cronaca nera, perché quando ci sta qualche fortunale, qualche temporale forte, spesso cadono proprio perché vengono tagliate le radici oppure sono mal manutenuti. E un'altra città che mi viene in mente in cui ci stanno questi bellissimi pini è, per dire, Riccione, in Viale Ceccherini, ci sono tutti questi bei pini domestici molto molto grandi e che adesso iniziano ad avere anche parecchi anni. È una pianta molto interessante dal punto di vista micologico perché stringe delle ottime micorrize con il tartufo bianchetto ed è una pianta che si trova nelle famose pinete dei litorali insieme al pino marittimo ed è un'ottima pianta simbionte del tuber borchi, ma insieme al tuber borchi anche il tuber estivum e quant'altro. E questa pianta è molto riconoscibile per una semplice ragione, che è il pino che fa i pinoli, quindi ha le caratteristiche pigne grandi con la sede di ogni ala della pigna ci stanno due pinoli che sono, non sono nient'altro che i semi di questa pianta che sono protetti da un guscio molto resistente di legno che io mi ricordo quando ero bambino sotto casa mi divertivo a romperli con le pietre a mangiarmeli insieme agli amici. Comunque sono molto riconoscibili i pinoli. Ecco, anche se uno d'inverno va sotto un pino domestico e vede qualche guscio di pinolo riesce a distinguere che stiamo trattando di un pino domestico e non di un pino marittimo. E queste piante, come abbiamo già detto, tendono a crescere molto in fretta, però sono anche, come abbiamo già detto, purtroppo soggette alla rottura di rami e proprio questa crescita molto rapida tende certo, a volte... Stavo leggendo che... Ah, scusa. Sì, sì. Dimmi, dimmi.
No, alzo la mano la prossima volta perché abbiamo un po' di delay, se no ci casiniamo. Stavo leggendo che cioè, la pigna ci mette 36 mesi a maturare. Caspita, rimane anni quindi sul. Sì, rimane tantissimo, ma se ci pensi sono delle bestie enormi. Io mi ricordo che nel 2010 ho fatto una vacanza nelle isole della Grecia e nel dettaglio eravamo con degli amici a Paros e camminavamo in una, non mi ricordo se a Paros o a Naxos, adesso non ricordo se quella pineta era a Paros o a Naxos. E camminavo insieme a dei miei amici in una pineta e cade una pigna in testa ad un turista e hanno chiamato un'ambulanza perché era una pianta alta 30 metri, gli è caduta una pigna, quelle dei pinoli, che sarà pesata 2 kg, quello lì l'ha sdraiato, svenuto proprio, insanguinato. Adesso non voglio fare spaventare nessuno, però cioè, sono delle... Il pino domestico fa delle pigne molto importanti, molto grandi e che sì, ci mettono svariato tempo a maturare. Ci sei, Davide? Ci sono. Ok, c'è un po' di ritardo, perdona. Rimango in silenzio così non Ok. disturbo. Perfetto. Allora, anche sul pino marittimo, scusate, sul pino domestico, Pinus pinea, abbiamo detto pressoché tutto. Andiamo con l'ultima pianta che secondo me era degna di nota in materia di gimnosperme, che è il pino nero. Allora, pino nero. Il nome scientifico è Pinus nigra, vabbè, Pinus, il genere, non stiamo neanche a spiegare l'etimologia che richiama proprio la parola pino, nigra, pino nero, anche Pinus nigra, il secondo suffisso, la nomenclatura binomiale è abbastanza indicativo, insomma, di quello che poi è il nome comune. Allora, è un albero interessante questo perché il suo areale è molto frammentato in quanto si tratta di una specie relitta pioniera. Allora, il concetto in botanica di specie relitta, voi dovete un secondo immaginare che per specie relitta si intendono quelle piante che sono state, diciamo, in alcune zone quasi estinte e dove sono rimaste, si presentano a macchia di leopardo. Quindi il discorso, il concetto di specie relitta è una pianta che era diffusa, nelle epoche precedenti sul territorio, che poi per ragioni di azione antropica è stata sempre più isolata, adesso si presenta a macchia di leopardo. Invece il concetto di specie pioniera in botanica è un concetto altrettanto interessante perché le specie pioniere sono quelle specie che tendono a riprendersi prima la natura. Per fare un esempio, in un coltivato io lascio per 5 anni questo campo incolto, come tutti sapranno, o per chi non lo sa, glielo dico io, la natura tende a riprendersi tutto quello che l'uomo gli ha sottratto e lentamente tenderà magari a riprendere il bosco e ci ricresceranno le piante anche superiori. Ecco. Pioniera significa proprio questo qui, che tende a riprendersi prima la natura, tende a ricomparire e a riprendersi breccia strada prima di altre specie. Allora, è importante conoscere il pino nero perché insieme
alle altre piante che ho detto, stringe delle micorrize interessanti. Il pino nero, se non ricordo male, è una pianta con scusate, un tartufo che predice particolarmente il tartufo nero estivo. E tra l'altro, una caratteristica per cui distinguiamo meglio il pino nero dalle altre conifere, dalle altre specie del genere Pinus, sono la manifestazione delle infiorescenze. E per dire, in questa specie abbiamo dei microsporofili che sono giallastri. Ho riportato una foto, penso che tutti noi l'abbiamo almeno una volta nella nostra vita visti attaccati a una pianta. E invece poi abbiamo dei macrosporofili che sono proprio le cosiddette pigne, che sono le pigne, gli strobili maturi. Anche lo strobilo del pino nero è molto caratteristico, sono queste pigne un po' piccoline che tendono a stare in una mano e che quando maturano vanno proprio a, tra virgolette, a infestare il pavimento, perché se ne trovano proprio tantissime. Tendono a cadere tutte insieme e tutte nello stesso periodo e si trovano sempre per strada. E quando cadono le pigne del pino nero, proprio se ne trovano tantissime. E in natura è molto facile trovare questa pianta, anche io parlo per esperienza diretta, quindi parlo per le zone che frequento di più del centro Italia. Ci stanno tante tartufaie naturali di tartufo nero estivo che prediligono entrare in simbiosi con il pino nero, quindi conoscerlo dà un valore aggiunto alla ricerca del tartufo nero estivo, e magari iniziare a riconoscerlo adesso può risultare utile nei prossimi mesi, perché come tutti sappiamo, adesso indipendentemente dal fatto che la stagione non so come sarà, però siamo alle porte, quasi alle porte dell'apertura del tartufo nero estivo. E anche sul pino nero non è che ci sia molto altro da dire, e abbiamo detto quasi tutto. Io non so se c'avevi qualche domanda tu, Davide, che volevi approfondire, o se vogliamo continuare a parlare delle fasi oniriche. Sì, ma prima di andare alle nostre di fasi oniriche, ognuno si farà le proprie. Adesso va bene condividere, ma non proprio tutto, tutto, tutto. No, volevo dirti invece, ma c'è una ragione particolare perché il tartufo bianchetto è un po' il riconosciuto, almeno nella Vulgata, come il tartufo che va in simbiosi principalmente, che si trova nelle pinete. Spesso anche le prove di lavoro sul bianchetto vengono fatte in pineta, poi va in simbiosi sicuramente anche con all'interno di boschi in cui è presente il genere Quercus, altri generi, però c'è un po' questa cosa che il bianchetto si va a trovare in pineta. C'è un nesso tra il sicuramente, vabbè, le gimnosperme saranno simbionti per il bianchetto, ma c'è anche un nesso particolare tra il clima in cui crescono le gimnosperme e le necessità del bianchetto? Allora, di sicuro sì. Allora, il bianchetto, come abbiamo detto nelle scorse dirette, quindi il tuber borchi, è l'equivalente del tartufo nero estivo per i tartufi a peridio liscio e chiaro, nel senso che ha una carica biologica importante che tende a spingerlo in areali anche molto variegati, che vanno dalle pinete costiere fino a spingersi anche in pinete, in ostreti o comunque sia in querceti appenninici subalpini, anche di quote abbastanza importanti che si spingono sopra i 1.000 metri. E di fatto, non, allora, una ragione per cui predilige rispetto ad altri tartufi le pinete non è che ci sia, se non il fatto che a livello, insomma, di compatibilità biologica le due specie tendono ad entrare in simbionsi più, quindi c'è, cioè, la spiegazione è la natura, insomma, che si manifesta in questo modo. Di fatto, però, ecco, condivide
gli piace anche il clima delle pinete, sicuramente, perché comunque è molto molto diffuso, soprattutto in pineta, ma questo non solo, il bianchetto, comunque anche gli altri tartufi, le specie di tartufi che entrano in simbiosi con le gimnosperme, hanno un modo di fruttificare un po' diverso rispetto ai tartufi, alle medesime specie di tartufo che entrano in simbiosi con le angiosperme. Faccio un esempio. Una scorzonaia su un pino tenderà a manifestare i corpi fruttiferi differentemente rispetto a una scorzonaia su un elcio o su una roverella. Di solito, proprio il fatto che le conifere crescono molto in fretta e quindi anche le radici crescono molto in fretta, fanno in modo che la micorrizia micelio si vada a disporre in minor tempo su un'apparato radicale sempre in crescita, e anche la fruttificazione ne risentirà, nel senso che verranno prodotti più corpi fruttiferi di dimensioni più piccole di solito. Differentemente in una roverella o in un elcio, in un Quercus ilex, in cui l'apparato radicale tende a crescere molto lentamente, tende ad andare più profondamente nel terreno e quant'altro, le fruttificazioni mediamente daranno meno ascocarpi di dimensioni più grandi. Questo chiaramente da letteratura in teoria, poi nella pratica ognuno Sì. Ad ha le proprie esperienze dirette. Quindi esempio, da me, forse anche per una questione di terreno, non lo so, però ti dico, il bianchetto è diffuso, per esempio, nei querceti, invece, quantità importanti, ma non intendo numerico con il termine di quantità. Però tutti di piccole dimensioni. In generale, già il bianchetto non è un tartufo comunque che fa pezzature gigantesche. E almeno da me, nelle pinete invece si trovano pezzature più grosse. Sì, però si parla comunque di. Oh, hai tolto tu, ok, pensavo di aver Sì. fatto io un disastro. Però si parla appunto di. Comunque, a parte di variazioni minime, però. Magari morbido che dà più la possibilità di crescere, non so, boh, semplicemente un'esperienza legata al bianchetto. Almeno qui da me le pinete fanno pezzature un po' più grosse rispetto Sì, ma poi anche alle funzione di quanto il querce. terreno è sciolto, di quanti aghi di pino ci sono, di quanto è Vero. soffio. Quindi, allora, io quando uno parla dovrebbe sempre parlare a parità di condizioni pedoclimatiche e di composizione del terreno. Chiaro che nelle scienze biologiche trovare due siti perfettamente confrontabili sotto tutti i punti di vista e tutti i fattori è una cosa molto molto difficile, quindi uno tende a fare spesso delle semplificazioni per andare a descrivere un fenomeno, però poi la propria esperienza diretta può anche differire. È un po' il bello e il brutto di queste discipline che, come dico sempre, in micologia, in botanica, nelle scienze biologiche, non ci sono assoluti, 2 più 2 può fare 3,9 o 4,1 sulla base di tutta una serie di fattori che spesso sono anche difficilmente controllabili se non con studi molto molto approfonditi, e questo lo testimonia il fatto che in micologia ci stanno tante, tante ricerche e tanti studi, perché tante cose ancora non le conosciamo bene, No, come. no, si vede anche già, ma addirittura nella coltivazione del tartufo ci sono cose che anche gente può scoprire, cioè tartufaie in cui coltivate, in cui c'è tutti gli alberi sono micorizzati, cioè quello che produce di più, quello che produce di meno, una fila produce di più, una fila produce di meno. Evidentemente ci sarà una variazione di un qualcosa, ma che Sì, sì. diventa complicato, cioè. Oppure molte variazioni di micro variabili che insieme concorrono ad avere risultati differenti, che diventa anche proprio Allora, questo secondo me, Davide, una complicazione neanche da me.
No, dicevo, questo secondo me, Davide, è un po' legato anche alla composizione del terreno, oltre che all'esposizione, come dici tu, tutta una serie di fattori, perché quando si va a fare un impianto d'artificino, si vanno a fare delle analisi del terreno che vengono fatte prendendo dei campioni che in base al laboratorio che te le chiede vengono fatti in un determinato modo, andando a prendere per un campione N punti di prelievo del terreno, è chiaro, si dà come assunto che quel terreno sia omogeneo, ma spesso sappiamo guardando i campi a Maggese che all'interno di un campo ci sta l'argilla rossa, l'arena bianca, tutta calcarea e poi si arriva fino a fondovalle e diventa argilla bianca, tutto all'interno è mezzo ettaro. Metti che per fare una tartufaglia lì, sopra è buono per il nero de norcia, al centro per lo scorzone sotto per il bianco, dico per dire, no? Però quando uno va a fare No, l'esame. no, ma ti dico, io ho un campo di mezz'ettaro, io sono contadino, ho un'azienda agricola, però ho Beato questo campo di tu. mezz'ettaro scosceso. E la prima volta che l'ho fatto arare si vedevano proprio delle sezioni dove i terreni, ma sembrava fossero proprio campi diversi. Sì, ma soprattutto questa è una prerogativa che in Italia è molto presente perché essendo una penisola montuosa che dai monti al mare passa molta poco strada in termini assoluti, perché se pensi di andare al mare dal centro alla Siberia, magari sono 5.000 km, 4.000 km. Da noi per andare al mare uno prende la macchina in qualunque punto della penisola si trovi, ci vuole un'ora al massimo, quindi è chiaro che i chilometri sono pochi. Questa stratificazione, questa diciamo dal punto di vista geologico, questa enorme variabilità è proprio una prerogativa anche italiana, quindi ancora una volta abbiamo una peculiarità non di poco conto che anche all'interno di un areale molto ristretto possono cambiare dal punto di vista geologico di molti terreni. Allora, cioè, è arrivata anche una domanda. Io nel frattempo vi ricordo che già durante la diretta potete lasciare un like se questo contenuto lo state trovando utile, cliccando sul pollicione in su qua sotto. Questo aiuterà YouTube a capire che è un contenuto utile anche per altri e lo farà circolare. Quindi adesso siamo una trentina, cerchiamo di arrivare almeno a una trentina di pollicioni. Se è la prima volta che siete giunti qua con noi o se per pigrizia non vi siete ancora iscritti al canale, cliccate sulla iscriviti, è gratuito, però riceverete le notifiche e a noi fa molto 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 piacere. Allora c'era Gabriele Baderna che diceva: qualche ritrovamento di estivo in pianura padana da basso lo stanno già facendo. Gabriele Baderna, tu mi hai detto che c'è il cane giovine. Qualche ritrovamento si parla a febbraio. Se sei praticamente a maggio, non si parla più di qualche ritrovamento. Si chiama andare a tartufi fuori stagione. Perché a febbraio ci sbatti sullo scorzone, ma a maggio lo sai che ci sono. Che forse lasciarlo lì è meglio. Comunque, non è che sto dicendo niente a te, però sì. Poi in più mettono anche le foto sui social, si fanno i piatti, le grattate. Io poi ho massimo rispetto per il neofita che poi è vero, cioè, allora la legge dice che per andare a tartufi bisogna avere il tesserino, anche se volete addestrare il cane, teoricamente non si può andare nel bosco e addestrare il cane se non avete ancora il tesserino, neanche fare l'esperimento di lasciare il cane libero per i tartufi. Detto questo, questa è la legge, è giusto che sia così. E dopodiché io non penso che siano le persone inesperte che non hanno mai cavato un tartufo che vanno col cagnolino di 3 mesi nel bosco e cavano uno scorzone a maggio il problema, cioè nel senso non si fa, però credo che poi i furbi e chi vuole lucrare sulla cosa, che poi è chi fa i danni, che è i cani esperti, che magari ha addestrato anche i cani
sui tartufi verdi, maturi. E infatti Gabriele Baderna dice vecchi del posto, infatti. Vabbè, però dai, ci siamo capiti. Infatti Giovanni Martino, Sergio, io ti vedo un po' frizzato, ma penso che il problema sia mio, quindi ti continuo a parlare. Perdonami se frizzo io. C'è Giovanni Martino invece che ha fatto una domanda e dice... Una domanda al nostro caro micologo su un noccioletto di 30 anni. No, no, io sono d'accordo con te, Davide, assolutamente. Sergio, scusa che siamo in, abbiamo un delay pazzesco. Ti faccio un segno. Una domanda al nostro caro micologo su un noccioletto di 30 anni, si può micorizzare ad estivum? Non so cosa sia successo con l'audio, spero che sia risultato comprensibile il tutto. Sergio? Fai sì con la testa? Nel senso... Si è sentito quello che ho detto? Ragazzi, aiutatemi dalla chat, fatemi sapere cosa sta succedendo, che vedo Sergio che si muove ma non trovo. No, no, va bene, ho capito la domanda. No, no, ho sentito tutto, ho letto anche la domanda. Allora, il discorso del noccioleto dei 30 anni. Allora, se mi senti? Sì. Sì, sì. Dai. Stiamo facendo l'acquario. È un po'... Andiamo e veniamo tutti e due, dice Fabio Aiosa. Stasera non va bene internet. Non ci stiamo, Davide, capendo. Sergio, salutiamoci, che sennò così è una sofferenza. Merco, tanto ormai abbiamo fatto il... Sì, ma dico salutiamoci. Chiuderei la diretta. Rispondiamo alla prossima puntata. Sì, che oggi abbiamo dei problemi di rete, mi sa tutte e due un pochino, e forse anche Sergio. Quindi io spero che voi sentiate i saluti finali. Ringrazio Sergio Mustica di essere stato qua con noi. Mi dispiace chiuderla un po' così, ma stava iniziando a diventare... Sembravamo tutti e due nell'acquario a farci segni. Dai ragazzi, buonanotte a tutti, con Sergio ci vediamo mercoledì prossimo, con Luigi Di Bacco lunedì prossimo. Ciao a tutti e buonanotte. Buonanotte. Ciao.